Ciao a tutti, io sono Giulia e lei Carlotta. È nata l'8 giugno dopo un periodo di lockdown molto duro da affrontare in casa perché comunque abbiamo un altro bimbo che ha 5 anni e mezzo che è stato molto 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 male perché voleva andare dai suoi amichetti, voleva tornare all'asilo, voleva uscire a giocare al parco e non si poteva assolutamente. Anche io stessa con il pancione avevo bisogno proprio di muovermi, di uscire, di camminare, di respirare un po' di aria ed è stato difficile, però ce l'abbiamo fatta e l'abbiamo superato come tutti. Un'altra cosa che ho superato è stato il parto. Avevo una paura matta di questo parto perché ricordavo il primo che è stato molto duro. Ho fatto più di 12 ore di travaglio. Sono arrivata al momento proprio del parto che ero stremata e sfinita, quindi avevo dei ricordi molto, vaghi di quello che è stato proprio la nascita, il momento della nascita. Invece questa volta è stato sorprendente, ragazze, veramente. Eravamo a cena da amici e a mangiare un panino col polipo buonissimo appena pescato, che io adoro tra l'altro. E niente, mangiavamo questo panino col polipo, io avevo delle contrazioni, ma queste contrazioni comunque le avevo anche nei giorni precedenti perché sono le contrazioni preparatorie, quindi non pensavo fossero quelle proprio del travaglio. Insomma, mangiavamo questo panino, avevo queste contrazioni. Le contrazioni erano ogni 10 minuti. Poi aumentavano, poi si bloccavano, insomma, erano un po' altalenanti. Comunque io aspettavo la rottura delle acque come segno per andare in ospedale, perché della prima gravidanza fu così, mi si ruppero le acque, al che presi la valigia e andai in ospedale. Invece questa volta non è stato così. Queste contrazioni erano sempre più fitte, al che torniamo a casa, ma ancora io non ero decisa ad andare in ospedale. Però il mio compagno Vittorio mi dice: "Guarda Giulia, andiamo così magari io sto più tranquillo". Allora per prendere tempo, perché non ci volevo andare, anche perché con questo Covid, tempo che vai, fai l'accettazione, lui comunque non poteva entrare, volevo evitare se non fosse davvero necessario. Quindi sono tornata a casa per prendere tempo, mi sono fatta la doccia, mi sono lavati i capelli, li ho asciugati, ho passato anche la piastra. In tutto questo io poi dopo ho scoperto che ero in travaglio e niente, sono andata in ospedale, abbiamo lasciato il bambino più grande da mia mamma, sono andata in ospedale, sono arrivata lì, ho fatto l'accettazione, Vittorio comunque mi ha lasciato in pronto soccorso, lui è dovuto uscire e aspettare nei parcheggi. Io sono salita in reparto, mi hanno attaccata al tracciato, essendo comunque le 11:30 di sera, non c'era quasi nessuno in reparto. Era silenzioso, molto tranquillo. Mi hanno lasciata nella sala attaccata al tracciato e se ne sono andate le ostetriche. Al che la carta del tracciato finisce e io chiamo: "C'è nessuno? C'è qualcuno?" E niente, arrivano le ostetriche e io sentivo una leggera pressione. E glielo dico: "L'ostetrica", poi tutto questo nell'arco di mezz'ora, diciamo, da quando era arrivata. L'ostetrica mi visita ed ero già dilatata di 6 centimetri. Dice: "Signora, meno male che sei venuta perché altrimenti lo facevi a casa questo bambino". E io: "No, una femminuccia, si chiamerà Carlotta Anna Maria". Niente, mi portano in sala parto, io mi siedo sulla poltrona, l'ostetrica si siede davanti a me e l'altra era lì appoggiata in un altro armadietto che c'era. Iniziamo a parlare, mi mettono la musica dei Queen, Don't Stop Me Now, praticamente, è stato molto divertente e mi è sembrato talmente diverso rispetto al primo parto perché eravamo proprio lì ad aspettare. Infatti ho detto io che ero lì bella in posizione, dico: "Ma quindi cosa dobbiamo fare adesso? Stiamo aspettando?" "Eh sì, dobbiamo solo aspettare che nasca la bambina". Quindi io tra una contrazione e l'altra comunque parlavo, ridevamo, scherzavamo, è stato davvero bello come esperienza. E alla fine è nata Carlotta. Ovviamente quando è nato è stato doloroso, ma solo il momento della nascita è stato doloroso, invece di tutto il travaglio e tutto il parto che ho fatto per il primo figlio. Vomitavo tra una contrazione e l'altra, svenivo tra una contrazione e l'altra, insomma,
Il primo parto è stato uno scempio, invece questo è stato fantastico, è stata bravissima, velocissima e se fossero tutti così ne farei 10.000 di bambini, ma purtroppo non è così, quindi a scatola chiusa penso che chiuderò i battenti a questo giro. Niente, ho voluto condividere la mia esperienza con voi, è stata, ripeto, bellissima, quando me l'hanno portata poi quasi non riuscivo a crederci di aver già finito e di averla lì a fianco a me, è stato veramente veramente emozionante, davvero. Vi auguro a tutte voi che magari mi guardate e siete in dolce attesa di avere un parto come quello che ho avuto io, perché è stato bellissimo. Ciao ragazze, un bacio.